Dalla redazione sportiva di Video Giudicarie il più cordiale buonasera. Ci apprestiamo a trasmettere l'incontro di calcio fra la Cremonese, neopromossa nel campionato di Serie B, contro una rappresentativa della Giudicarie, partita disputatasi domenica pomeriggio presso il centro sportivo di Cesena. Ecco, l'arbitro ha già dato il calcio di inizio e intanto vediamo le formazioni delle squadre. La rappresentativa giudicariese gioca con Melzani, Malossini, De Vecchi, Pellizzari, Climent, Parisi, Esposito, Tisi Stefano, Gualdi, Bonenti e Capponi, mentre la Cremonese vede schierati in questo primo tempo Reali, Marini, Garzilli, Bencina, Montani, Paolinelli, Bonomi, Boni, Frutti, Finardi e Nicolini. E questo è il terzo anno che la squadra lombarda soggiorna qui a Tione durante il periodo di precampionato, il cosiddetto periodo di ossigenazione, prima di iniziare le fatiche del campionato. Ed anche quest'anno, benché promossa alla serie cadetta, la squadra del presidentissimo Luzzara non ha voluto mancare a questo appuntamento. Intanto vediamo proprio una sua azione in area della Giudicarie, ma la difesa rinvia. Altro cross in area, ma l'arbitro ha interrotto il gioco per un fallo di fuorigioco. Quello di domenica pomeriggio è stato il primo incontro di allenamento che effettua la Cremonese, la quale è chiamata a collaudare una forte rappresentativa delle Giudicarie, la cui formazione è stata affidata al mister tionese Lorenzi. Fatta considerazione dei precedenti incontri disputatisi, v'è da aggiungere che senz'altro i giudicariesi scenderanno in campo senza timori reverenziali nei confronti dei più blasonati avversari. Ed inoltre anche i giocatori locali in questi mesi di pausa non hanno perso il contatto con la sfera, in quanto almeno i 6 dodicesimi della squadra è reduce dal torneo notturno disputatosi in quel di Storo, mentre vediamo adesso la Cremonese che beneficia di un calcio di punizione diretto. Vediamo il portiere Melzani che sta predisponendo la barriera
L'incaricato del tiro ci sembra Bonomi, il numero 7. Ecco, parte il tiro, rete. In questo momento ha segnato Bonomi della Cremonese al quinto del primo tempo su calcio di punizione. E avete visto che la palla durante la traiettoria ha subito un leggero rimpallo di fronte al portiere Melzani, il quale è stato ingannato. Intanto vediamo il nominativo dei convocati della rappresentativa giudicariese. Allenatore, vi stavo dicendo, è Nello Lorenzi del Tione. Giocatori: Melzani, Pellizzari, Gualdi e Campagnoli della Setta Urense, Ballini della Condinese, Esposito, Storani, Capponi, Bonomi, Bonenti del Tione, Malossini del Fiavé, Zimelli del Daone, Franchini Massimo della Virtus Giudicariese, Bonenti e Climent dello Javré e Tisiarigo e Stefano del Pinzolo. Completano i quadri per la Cremonese: Dalbello, Torri, Trainini, Galbagini, Marini, Paolinelli, Venturato, Mugianesi, Di Meio, Rossi, Iviali, i quali dovrebbero entrare nel secondo tempo. Intanto vediamo che la Cremonese, il centrocampo della Cremonese, sta costruendo questa azione offensiva, nulla di fatto, in quanto gli avanti delle giudicarie sono riusciti a interrompere la trama al centrocampo. Ricordo che siamo ora al sesto del primo tempo e il risultato è sempre di 1-0 per la Cremonese su un gol di Bonomi su calcio di punizione. Cremonese, squadra neopromossa dalla C1, la quale per rafforzare i propri ranghi ha dovuto anche sostenere uno sforzo economico notevole. Però si è rafforzata adeguatamente per poter affrontare un campionato tranquillo. La Cremonese è stata promossa alla serie cadetta assieme alla Reggiana, San Benedettese e Cavese. Promozione acquisita a quota 46 punti, mentre vediamo che i giudicariesi stanno beneficiando di un calcio di punizione indiretto. Parte il tiro e parata del portiere Reali. Vi stavo dicendo che la Cremonese ha conquistato questa promozione a quota 46 punti e da meno 5 di media inglese, punteggio che viene scaturito su 34 incontri giocati da 10 vittorie in casa, 6 pareggi ed una sconfitta, questo in casa. Fuori 6 vittorie, 8 pareggi e 3 sconfitte. Gol fatti 42, reti subite 19. Ed è stata anche la migliore difesa del campionato di C1. E proprio l'ultima partita del campionato di C1, la Cremonese l'ha disputata col Trento il 7 giugno scorso ed è terminata con un pareggio per 0-0. Però v'è da dire che è stata la tipica partita di fine stagione fra due squadre. Intanto vediamo un bel intervento del portiere Melzani che blocca la sfera. Vi stavo dicendo che è stata una tipica partita di fine stagione fra due squadre ormai paghe dei risultati conseguiti.
Ricordo che l'arbitro è il signor Grassi di Storo. E sempre parlando un po' del campionato appena conclusosi della Cremonese, diciamo che durante i marosi di questo campionato testé conclusosi di Serie C1, scusate, per dovere di cronaca, vedo a riferire anche di un giallo disputatosi durante la disputa della partita fra la Cremonese ed il Fano nel girone di ritorno. Non era quella una partita che si suol dire di normale amministrazione, in quanto valeva la promozione in Serie B di una delle due squadre, appunto, la Cremonese e la squadra toscana del Fano. E appunto nella scia della Reggiana. Si era quindi ad 1 minuto e 35 secondi dalla ripresa sul punteggio di 0-0, allorquando l'arbitro concedette un rigore per la Cremonese. E con la concessione del penalty, si può immaginare in quali condizioni e con l'imposta in palio che c'era e il caos che succedette. E fu durante questo trambusto che l'estremo difensore del Fano venne trasportato fuori dal campo per essere stato colpito alla testa da un oggetto lanciatogli dalle gradinate. E qui scatta il giallo, si può dire, in quanto una volta trasportato in ospedale il portiere non presentava nessun segno di trauma cranica. Vi era quindi una simulazione appunto dell'incidente subito. Mentre naturalmente di altro avviso era la squadra della Cremonese, pardon, del Fano, la quale sosteneva che il giocatore fosse stato colpito dall'asta di una bandiera. Ma vistosi poi la promozione acquisita dalla Cremonese, senz'altro il giudice sportivo deve aver dato atto alla squadra della simulazione appunto. Comunque speriamo di portare prossimamente anche qua alcuni dirigenti o giocatori della Cremonese per chiarire effettivamente, per farci spiegare più profondamente come si è verificato, come si è concluso questo specie di giallo di Cremona. E intanto diamo un'occhiata anche ai giocatori della Cremonese e dei quadri anche. Presidente è Domenico Luzzara, direttore sportivo Cesare Morselli, allenatore è Guido Vincenzi, un ex nazionale ed un famoso ex difensore interista degli anni 60. Il suo vice è Cesini. E rosa di giocatori vediamo ora. Intanto vediamo che dopo i primi 10 minuti di assestamento la Giudicariese ha costruito diverse azioni pregevoli in avanti sotto la porta dei Lombardi. Quindi vediamo un po' di dare una scorsa anche alla rosa dei Cremonesi. Portiere è Reali, classe 1949, un ex interista. Poi vi è Dalbello, secondo portiere è Costa. Difensori troviamo Marini, classe 1954, il quale è stato uno dei più forti difensori della C1. Poi vi è Montani, Montorfano, Garzilli, Paolinelli, Torri e Trainini. Centrocampisti troviamo Ferri, classe 1959, ex Scaligero. Boni, classe 1953, ex giocatore romanista ed è stato acquistato recentemente dal Pescara. Poi troviamo Bencina, classe 1956, ex palermitano. Poi vediamo Mugianesi, Finardi, Bonomi, classe 1960, elemento molto dotato, almeno così predicano i tecnici, il quale è un ex atalantino. Poi troviamo Larini, Galvani, Gilardi, Galbagini, questo per quanto riguarda i centrocampisti. Mentre fra le punte troviamo Frutti, classe 1953, acquistato dal Mantova ed è il bomber della squadra. Poi
vi sono ancora Nicolini, Venturato e Vialli. E come vi ho detto anche prima, avete visto che dopo i primi minuti, un po' di assestamento, la squadra dei giudicariesi si porta avanti ora molto spesso e in questo momento beneficia anche di un calcio di punizione, il quale a batterlo ci sembra incaricato Gualdi della Settaurense, il centravanti. Ecco che i Lombardi si apprestano a costruire la difesa. Partito il tiro di Gualdi, batti e ribatti in difesa ed infine se ne impossessa il portiere Reali che rinvia. Questa si può dire che è stata la prima azione pericolosa dei giudicariesi e avete visto che a seguito della punizione battuta da Gualdi si è verificata una pericolosa mischia in area dei Lombardi. Ecco un'altra azione di attacco della Cremonese, prontamente respinta dal bravo portiere Melzani, il quale, a parte il gol preso su calcio di punizione, si è riscattato prontamente con interventi che hanno fino a questo momento ridotto le marcature nei riguardi della Cremonese. Fra le altre partite di allenamento che dovrebbe sostenere la Cremonese qui in quel di Cesena, dovrebbe incontrare prossimamente la squadra della Nerossi Vicenza e quindi anche del Mantova. Almeno queste erano le voci che giravano qui sulle tribune. In questo momento vediamo la Giudicariese che beneficia di questo calcio d'angolo respinto dal portiere Reali e definitivo tiro dei Giudicariesi, però la palla termina a lato. Insiste di nuovo la Cremonese in attacco e avete visto prima una pericolosa
prodigiosa parata del portiere Melzani su un'uscita di piede. Ed infine il pallone termina fuori a seguito di questo colpo di testa effettuato da Frutti. In questo primo tempo giocano per la rappresentativa giudicariese Melzani della Settaurense, Malossini del Fiavé, De Vecchi, ex giocatore dello Javré, Pelizzari della Settaurense, Climent del Javré, Parisi del Tione, Esposito ancora del Tione, Tisi Stefano del Pinzolo, Gualdi della Settaurense, Bonenti dello Javré e Capponi del Tione. Nulla di fatto su questo calcio di punizione dei giudicariesi, e la palla però viene allontanata in fallo di fondo dai difensori della Cremonese, ma non è stato ritenuto valido questo calcio di punizione dall'arbitro Grassi, ecco che viene ribattuto ed infine il Paolinelli di nuovo allontana . Vi ricordo che queste immagini sono state registrate domenica pomeriggio presso il centro sportivo di Cesena dalla squadra esterna 1 di videogiudicarie composta dal tecnico Vittorio e dal cameraman Germano per la telecronaca Claudio. Vedete che in questo frangente di partita i giudicariesi ci sembrano più attivi nei confronti dei più blasonati avversari, i quali ci sembra stentino a acquisire un'intesa, e vedete che invece i giudicariesi, benché sia da pochissimo che giocano assieme, a parte la partita disputatasi la domenica precedente a Javré, ma se no è una delle prime partite che anche loro si trovano assieme. Di nuovo in attacco la Cremonese, passaggio a Bonomi, ma gli si fa davanti De Vecchi, il quale ne contrasta l'azione fino a passare il pallone al proprio portiere. Di nuovo i giudicariesi in avanti, lungo cross a Esposito, il quale non giunge in tempo all'appuntamento con la palla. Se effettivamente le partite fra Cremonese e la Nerossi Vicenza e poi col Mantova dovessero disputarsi,
amici calciofoli, avremo di che gustarci adeguatamente in questa estate calcistica presso il centro sportivo di Cesena. Vediamo Frutti che manovra la palla, passaggio a Bonomi, entra in area, cross al centro, allontana la difesa, di nuovo tiro, prodigiosa parata del portiere Melzani che respinge. Ci troviamo in questo momento al 25esimo del primo tempo, sempre la Cremonese in vantaggio per 1-0. A seguito di un gol effettuato su calcio di punizione dal numero 7 Bonomi al quinto. Di nuovo il bombardino Frutti che ha la palla, passaggio a Nicolini, però al momento di concludere ha un attimo di esitazione e la difesa giudicariese ha la meglio. Ecco, vediamo la palla portata in avanti da Nicolini, passaggio al centro, tiro di Bonomi, ma la palla termina a lato. Questo che vedevate inquadrato col numero 2 era il difensore Malossini del Fiavé. A seguito di questa puntata in avanti dai calciatori della Cremonese vediamo, ci sembra il numero 9 Frutti a terra, il quale viene soccorso anzi no, scusate, si tratta di Nicolini, il quale viene soccorso dal massaggiatore, il quale è stato. Stavamo dicendo che Nicolini, a seguito di questa puntata offensiva della Cremonese, è stato gettato a terra prima che entrasse in area di rigore. Di nuovo Bonomi alla punizione, ma ancora il portiere Melzani si distende e blocca impresa.
Avete visto un'ottima azione difensiva di De Vecchi che ha interrotto questa trama offensiva della Cremonese contropiede di Giudicariesi e pronto tiro di Esposito e che viene fermato da Reali. Avete visto un'ottima azione in contropiede da parte dei Giudicariesi, i quali hanno impegnato il portiere Reali, ma ecco di nuovo Bonomi in possesso della palla, respinge Melzani. Bonomi era giunto a tu per tu col portiere Settaurenze, ma ancora una volta ci ha messo una pezza ed è riuscito a salvare il risultato. Siamo in questo momento alla mezz'ora del primo tempo, risultato sempre 1-0 per la Cremonese. Cremonese che imbastisce queste azioni offensive, ma poi quando giunge nei pressi dell'area di rigore dei Giudicariesi non riesce a concludere, o se arriva a concludere, trova sempre sulla sua strada un portiere, Melzani, il quale oggi è in gran vena. Cross di Nicolini al centro, ma la palla termina fuori. Ecco, abbiamo visto un cross in area effettuato da Esposito, ma nessuno ne approfitta. Il pallone termina innocuo fra le mani del portiere Reali. Capovolgimento di fronte, in questo momento la Cremonese in attacco, ma viene di nuovo fermata da Kliment, forte difensore dello Javré. Batti e ribatti centrocampo, abbiamo visto un'incursione di Bencina subito fermata dai difensori della Cremonese e vedete che alla viva il parroco Marini fa terminare il pallone, spazza la propria area. Ma in questo momento il gioco è ancora fermo e vediamo che Esposito è impegnato a battere questa rimessa in gioco con le mani.
Vediamo che il gioco è stato di nuovo interrotto in quanto vi è un infortunio al 35esimo del primo tempo a Bonomi della Cremonese, subito rimesso in piedi dalla propria panchina, e adesso il gioco dovrebbe riprendere. Ecco che finalmente Esposito batte questo fallo, questa rimessa con le mani, e molto cavallerescamente i giocatori giudicariesi lasciano il pallone ai Lombardi. Prima dell'inizio della partita è stata consegnata una targa ricordo ai dirigenti della Cremonese da parte della squadra ospitante. Garzini in possesso della palla, passa al centro, si intromette Clement, però la palla rimane ancora fra i piedi dei giocatori lombardi, i quali aprono sulla destra per Bonomi, però la difesa giudicariese è attenta e riesce ad interrompere anche questa trama offensiva dei lombardi. Ancora Bonomi in possesso della palla, entra in area, tentativo di tiro, però viene stoppato. Ancora Garzini in possesso, Frutti non ne approfitta di questa favorevolissima palla e infine viene rinviata, ma ancora la Cremonese in possesso. Passaggio a Frutti, tiro di quest'ultimo e la palla termina fra le braccia del portiere Melzani. In avanti i giudicariesi sulla destra, non si intendono Capponi e Malossini e la palla termina fuori, battuta da Bonomi. Passaggio a Frutti. Lotta corpo a corpo, in questo momento però viene in possesso ancora dei giocatori giudicariesi, i quali avanzano con Pellizzari. Tisi Stefano. Passaggio sulla destra per Esposito. Entra in area. Rovesciata di Bonenti, però la palla termina in fallo laterale. Tentativo di incursione in area sulla destra da parte di Nicolini. Ed infine la difesa però giudicariese ci mette una pezza e la palla termina fra le braccia del portiere Melzani. Capponi in azione sulla destra. Passaggio, tentativo di passaggio per Tisi, ma la palla termina fra i piedi dei difensori cremonesi. Manovra al centrocampo della Cremonese. Passaggio a Montani. Garzilli.
frutti, ma si inserisce molto bene Climent che spazza la propria area. Come avevo preventivato prima, senza altro i giudicariesi sono scesi in campo senza timori reverenziali nei confronti dei più blasonati avversari. E possiamo dire che dobbiamo fare una nota di merito ai giudicariesi, i quali fino a questo momento sono stati quelli più intraprendenti. Lungo rinvio di Melzani, Garzilli si impossessa della palla, Paolinelli è in questo momento, scusate l'interruzione, è finito il primo tempo e vedevamo inquadrata la seconda squadra dei rincalzi della Cremonese che ora vede schierati in questo secondo tempo, Dalbello, Torri, Trainini, Galbagini, Marini, Paolinelli, Venturato, Mugianesi, Di Meio, Rossi e Vialli. Ecco, vediamo che l'arbitro Grassi decreta l'inizio di questo secondo tempo e la rappresentativa giudicariese ha sostituito in questo secondo tempo Tisi Arrigo che è subentrato al posto di Parisi, è entrato il numero 14 Tisi Arrigo al posto del numero 6 Parisi e Franchini col numero 15 al posto di Capponi. Ecco di nuovo la Cremonese in attacco e doppia parata del portiere Melzani che anche in questo secondo tempo si prodiga in eccellenti interventi, molto applauditi dai numerosi tifosi qua assiepati sulle gradinate del comunale di Cesena. Quindi avete visto che la Cremonese ha rivoluzionato la propria squadra e questi che sono entrati in campo dovrebbero essere un po' i rincalzi. Vediamo di dire due parole sul primo tempo. Si è visto poco, forse si è vista più intraprendenza da parte dei giocatori locali ed alcuni applauditissimi interventi del portiere Melzani. La Cremonese ha provato degli schemi, ma non si è visto spettacolo e nemmeno individualità da parte dei giocatori. Comunque ripeto che è ancora la prima partita ufficiale, diciamo, che disputa la Cremonese di preparazione in questo campionato 81-82. La quale la vedrà impegnata nella serie cadetta dopo aver conquistato la promozione assieme alla Reggiana. Nulla di fatto anche questa azione della Cremonese e i giocatori qua locali si impossessano facilmente del pallone, ma vediamo ora Paolinelli che manovra al centro, si sposta sulla sinistra.
dribbla un avversario, ma infine i bravissimi difensori locali si inseriscono e riescono a imbastire questo contropiede manovrato sulla sinistra da Bonenti. Però è stato lo stesso Bonenti che ha portato fuori il pallone, di nuovo la Cremonese che manovra al centrocampo con Venturato. Passaggio a Rossi, Muggianesi, ma l'arbitro interrompe questa trama offensiva per un fallo di punizione nei confronti di Di Meio. Siamo in questo momento al quinto del secondo tempo e vediamo la Cremonese che beneficia di questo calcio di punizione, tiro, ribatte la difesa locale. Cross di Malossini al centro, esce il portiere Dal Bello e blocca. In azione sulla destra Venturato, passaggio a Galbagini, ancora Venturato e infine perde la palla e con un gesto di stizza la calcia lontano. Inquadrato in questo momento il numero 8 della Cremonese, Muggianesi. Ancora Muggianesi in azione, passaggio a Di Meio, esce sui piedi Melzani e riesce anche in questo momento a metterci una pezza. Attacco sulla destra della rappresentativa giudicariese, ancora Giudicariese in possesso della palla. Tiro di Tisi Stefano e blocca a terra Dal Bello. Torri. E in questo momento vediamo una gaffe difensiva della Cremonese molto opportunista. Gualdi Achille si inserisce e segna. Siamo al settimo del secondo tempo. Gol di Gualdi Achille, che ha approfittato di questo svarione della difesa lombarda e porta il risultato in parità, 1-1. Vediamo Dal Bello molto sconsolato che passeggia sotto la propria porta. Abbiamo visto una autentica gaffe difensiva dei lombardi e si sono beccati questa zampata vincente dell'attaccante della Settaurense. Ancora il Giudicariese in attacco, fermato però Esposito, e infine la palla termina fuori. Avete visto poco fa che Gualdi Achille a seguito ha pareggiato le sorti dell'incontro sul gol del primo tempo di Bonomi, calciato su calcio di punizione. E dobbiamo dire fino a questo momento almeno che, a parte il gol preso su punizione,
Melzani poi si è riscattato benissimo e ha effettuato degli interventi davvero prodigiosi, i quali hanno abbastanza tenuto la squadra giudicariese su questo punteggio. Siamo in questo momento al decimo della ripresa, risultato sempre di parità 1 a 1. In questo momento vediamo i giudicariesi che imbastiscono questa azione offensiva, però vengono fermati dalla difesa lombarda che riparte con Marini. Passaggio a Di Meio. Ecco che vediamo in questo momento Venturato che insegue la palla, però la calcia sul fondo. E in questo momento vi è una sostituzione nelle file dei giudicariesi, esce in questo momento Clement col numero 5 ed entra un difensore del Darzo e si tratta di Donati. Cross al centro, sempre in attacco la Cremonese. Vediamo che manovra questo cross in area. Torri sul pallone, cross al centro, colpo di testa di Venturato, però la palla termina fra le braccia del portiere Melzani. Vediamo in questo momento che Dalbello è costretto a uscire di piedi ed in qualche modo si disimpegna. Passaggio al centro a Galbagini che porta in avanti la palla. Bellissimo questo inserimento di De Vecchi. Lotta al centrocampo, alla meglio i giudicariesi. Esposito sulla palla, passaggio in profondità, si inserisce Torri. Batti e ribatti al centrocampo, punizione per la Cremonese che parte sulla sinistra con Vialli, passaggio a Venturato, però non giunge all'appuntamento con la palla, la quale termina fuori. Battuto il fallo con le mani da parte dei giudicariesi, si inserisce in questo momento Venturato che parte sulla destra, passaggio al centro a Muggianesi.
però la palla staziona sempre al centrocampo, i cremonesi non riescono a imbastire una efficace azione offensiva. Ripartono i giudicariesi sulla sinistra con De Vecchi, passaggio in profondità a cercare Gualdi, però si inserisce la difesa e Cremonese che rinvia. Attacco sempre sulla destra dei locali che però interviene il portiere Dalbello che si impossessa del pallone, Galbagini. Passaggio a Muggianesi, Venturato. Bellissima questa azione difensiva, adesso un po' meno da parte di Malossini che rinvia in qualche maniera, però la palla è ancora in possesso dei locali che avanzano in questo momento con Pellizzari. Ancora Pellizzari sulla palla, passaggio al centro a Gualdi, manovra al centro, passaggio a Malossini. Bellissimo questo tiro del giocatore della Giudicariese Franchini che impegna il portiere Dalbello. Nulla da segnalare in questo frangente di gioco, la palla staziona sempre al centrocampo e i difensori giudicariesi si disimpegnano senza eccessiva difficoltà di questi attacchi della Cremonese che in questo momento vengono portati in avanti da Venturato, tiro di quest'ultimo, però la palla termina in fallo di fondo. Venturato al calcio della bandierina, la palla spiove in area, nulla di fatto, però si impossessa ancora Paolinelli. Passaggio al centro a Di Meio, tiro di quest'ultimo, respinge Melzani ed infine è Malossini che rinvia. Paolinelli, Muggianesi, ancora Paolinelli, passaggio sulla sinistra a Trainini, incursione in area in questo momento di Di Meio, il quale viene atterrato e l'arbitro Grassi decreta questo calcio di rigore. Siamo al 17° della ripresa e la Cremonese beneficia di questo calcio di rigore a seguito dell'atterramento avvenuto ai danni di Di Meio. Vediamo l'incaricato del tiro. Ci sembra Paolinelli, il numero 6 della Cremonese. Ecco che si prepara. Parte il tiro, rete. Siamo al 17° del secondo tempo. In questo momento Paolinelli porta in vantaggio la propria squadra per 2-1.
Vediamo un po' la trafila delle segnature. Al quinto del primo tempo segna per la Cremonese Bonomi su calcio di punizione, pareggio da parte di Gualdi Achille al settimo del secondo tempo, il quale ha approfittato di uno svarione della difesa lombarda. Ed infine, in questo poco fa, Paolinelli su calcio di rigore ha riportato in vantaggio la Cremonese. Però vediamo che i giocatori giudicariesi non sono per nulla intimoriti da questo gol preso sul rigore e si portano sempre in attacco e respingono palla su palla sugli attacchi molto fiacchi, possiamo dire, portati dalla Cremonese. Cross al centro di Franchini, respinge Marini. Cincischia sulla palla Tisi Stefano e la fa terminare fuori. Intanto vediamo uno squarcio della panchina dei giudicariesi, panchina, e vediamo seduto a lato il trainer dei locali, il signor Lorenzi, selezionatore anche di questa rappresentativa. Ricordo che Nello Lorenzi è l'allenatore del Tione. Galbagini in possesso della palla, cerca di imbastire questa azione offensiva sulla sinistra, passaggio tra i Nini, non giunge però il passaggio a Vialli, il quale viene fermato da Marossini. Ed infine vediamo Paolinelli che fa terminare fra le braccia del portiere Dalbello la palla, rinvio di lungo di quest'ultimo, la quale palla giunge nei pressi di Vialli. Attacco sulla sinistra della Cremonese, si inserisce molto bene la difesa locale, la quale fa terminare la palla in angolo.
Lotta al centrocampo, se si possesse in questo momento Venturato che va via sulla destra, passaggio a Paolinelli al centro e vediamo uno scontro fra Donati e Di Meio, alla meglio la difesa è Giudi Cariese che parte in avanti, subito fermata dai centrocampisti della Cremonese, che ripartono sulla sinistra con Torri, si ferma, passaggio al centro a Muggianesi, passaggio in profondità e vediamo che Di Meio viene caricato alle spalle e termina a terra. Subito soccorso dal massaggiatore. E viene subito ristabilito. E in questo momento la Cremonese beneficia di questo calcio di punizione sulla palla Galbagini. Cross al centro, colpi e ribatti. Infine vi è questo tiro finale di Venturato e infine Melzani interviene, ma vi è in questo momento uno svarione anche nei confronti della difesa Giudi Cariese e Nicolini, pardon, non si tratta di Nicolini, il quale è stato sostituito, e Vialli ha colpito un palo. Siamo in questo momento al 25esimo della ripresa e poco fa Vialli ha colpito un palo approfittando di una svarione dei difensori della rappresentativa giudicariese. Parata a terra ancora di Melzani che rinvia. Malossini porta in avanti la palla, passaggio ad Esposito, il quale fa terminare fuori la palla. Ancora siamo in questo momento al 26esimo della ripresa, risultato di 2-1 per la Cremonese. Vediamo a terra un giocatore della Giudicariese che va ai bordi del campo a farsi rimettere in sesto dal massaggiatore. Nulla di grave, il giocatore è già in campo. Si trattava del numero 2 Malossini, forte difensore del Fiavé. Di nuovo in attacco la Cremonese, la quale ha impegnato su un tiro molto forte da fuori area il portiere Melzani, sempre pronto.
Dagli studi di videogiudicarie stiamo commentando questa partita fra la Cremonese e una rappresentativa giudicariese, partita disputatasi domenica scorsa presso il centro sportivo di Cesena. In questo momento siamo alla mezz'ora della ripresa, il risultato è di 2-1 per la Cremonese. In questo momento in campo per la rappresentativa giudicariese si trovano Melzani, Malossini, De Vecchi, Pellizzari, Donati, Tisi Arrigo, Esposito, Tisi Stefano, Gualdi, Bonenti e Franchini. La Cremonese ha rivoluzionato completamente la squadra del primo tempo e in questa ripresa vedi schierati Dalbello, Torri, Trainini, Galbagini, Marini, Paolinelli, Venturato, Muggianesi, Di Meio, Rossi e Vialli. Sempre in attacco della Cremonese, però nulla di fatto anche in questo caso, e la rappresentativa giudicariese beneficia di questo calcio di punizione per una irregolarità commessa dagli avanti lombardi. Venturato lotta sulla palla, se ne impossessa, di nuovo però viene caricato e termina a terra. Il vediamo che De Vecchi, a seguito di questa carica nei confronti di Venturato, viene ammonito dall'arbitro Grassi. Si rialza di nuovo il mediano della Cremonese e Marini batte questo calcio di punizione. Ecco, vedete un inutile gol. In quanto da parte della Cremonese, in quanto vi è una carica nei confronti del portiere giudicariese, nulla di fatto in questo momento, gol inutile e la partita riprende con un calcio di punizione battuto dai difensori locali. Sempre sterili attacchi offensivi della Cremonese, anche in questo momento Melzani interviene per fermare la palla in avanti, in questo momento molto velocemente la rappresentativa giudicariese, però viene fermata dai difensori lombardi che ripartono con Muggianesi per
però non si capiscono gli avanti lombardi e la palla termina sul fondo. Siamo in questo momento al 34esimo della ripresa, sempre il risultato è di 2-1 a favore della Cremonese. Non arriva all'appuntamento col pallone Esposito e la palla termina fuori. Batte Torri, passaggio a Marini che porta in avanti la sfera. Paolinelli, Trainini, Rossi, Vialli, cross di quest'ultimo però. La traiettoria è sbagliata e anche questa volta il pallone termina fuori. Pasticcio difensivo nella rimessa in gioco del giudica Riesi, però anche in questo momento. La Cremonese non ne approfitta e viene il portiere Melzani, batte questo calcio di rinvio. De Vecchi, passaggio a Gualdi Achille. Tocca alla fine ancora il proprio un avversario e la palla viene rimessa in campo da Pellizzari. Gualdi Achille, passaggio sulla destra, il passaggio sbagliato, si inserisce Galbagini, in avanti la Cremonese in questo momento con Muggianesi, passaggio sulla sinistra, accorre Di Meio, ma prima di lui giunge Melzani che anticipa e rimette in avanti. De Vecchi, sbaglia in questo momento il centrocampo dei giudicariesi, però la palla termina ancora a Tisi Arrigo. Attacco sulla destra della giudicarie. Attacco di nuovo della Cremonese, però la attenta difesa dei giudicariesi riesce a tamponare anche questa azione offensiva. In attacco in questo momento la Giudicariese, Gualdi Achille sul pallone, però la palla viene rinviata da Trainini. Rimessa con le mani sulla destra ancora della Giudicariese. Abbiamo visto poco fa una efficacissima azione offensiva del Giudicariesi, però non è sfociata nulla di fatto. Ancora in attacco il Giudicariesi, infine la palla termina fra le braccia del portiere Dalbello. Passaggio al proprio compagno di squadra Trainini, Galbagini.
Di meglio. Ancora la Cremonese in attacco sulla sinistra. Rinvio in questo momento di Tisi Arrigo. Batti e ribatti al centrocampo, infine la Cremonese perde la palla in avanti in questo momento e bellissima apertura per Gualdiachille a tu per tu col portiere, scarta il portiere in area, pareggio 2 a 2. Siamo al 39esimo del secondo tempo, Gualdiachille ha riportato sul pareggio le sorti della partita. Doppietta del forte attaccante della Settaurense che al gol del settimo della ripresa ha fatto il bis con questo gol del pareggio. Insperato si può dire senz'altro perché mai più ci si aspettava che andassimo sul pareggio. E siamo in questo momento al 40esimo del secondo tempo, ancora 5 minuti di ostilità da parte delle squadre che però vediamo i giudicariesi che ripartono in attacco, fermata questa azione offensiva da Marini che imbastisce questa azione, Venturato zigzag, passaggio in questo momento Di Meo, tiro di quest'ultimo, la palla esce fuori. Vediamo ora che la Cremonese beneficia di questo calcio dalla bandierina, ecco che viene battuto, esce Melzani di pugno e rinvia, però la palla ancora tra i piedi della Cremonese che riparte sulla sinistra con Vialli, cross di quest'ultimo, ribatte la difesa del Giudicariesi, ancora Cremonese in avanti. Però l'arbitro vediamo che interrompe la partita per un precedente fallo di fuorigioco da parte degli avanti della Cremonese. Trentasettesimo della ripresa, risultato 2-2. Qui al centro sportivo di Cesena tra l'amichevole della Cremonese di una rappresentativa delle Giudicarie. Tiro di Venturato, il quale passa alto sopra la porta difesa da Melzani. Al gol di Bonomi per la Cremonese al quinto del primo tempo. Ha risposto Gualdichille al settimo della ripresa, portando le sorti dell'incontro sul risultato di parità, però al 17esimo segnava Paolinelli per la Cremonese e poco fa, e precisamente al 39esimo della ripresa, sempre gol di Gualdichille, risultato 2-2 e in questo momento siamo al 38esimo del secondo tempo. In attacco la Giudicariese con Pellizzari. Ancora pochi minuti ormai alla fine della partita. E a conclusione ormai di questa amichevole. Non entriamo in commenti tecnici sul comportamento della più blasonata cremonese, perché allora dovremmo dire che ha alquanto deluso. Non entriamo in dettagli, dicevo, in quanto si presume che essendo le prime partite della stagione, la squadra è in fase di rodaggio. Una nota positiva invece ha fatto registrare la rappresentativa giudicariese, la quale ora con un gioco accorto, ora con un gioco alla garibaldina, ha destato lusinghieri commenti da parte di tutti gli osservatori e tifosi qui sugli spalti,
di questo insperato pareggio. E la partita termina con la Cremonese in attacco, manovra la palla Marini, tiro di quest'ultimo parata di Melzani. In questo momento vi era un fuorigioco da parte degli avanti della Cremonese. Rimessa in gioco della palla, battuta questo calcio di punizione da parte di Tisi Arrigo. Gualdi Achille, autore della doppietta, passaggio in profondità, respinge la difesa della Cremonese, ancora la palla in possesso dei giocatori locali, però interviene Trainini e fa terminare la palla fuori, ancora la Giudicariese in avanti e alla fine esce Vialli e in questo momento l'arbitro Grassi decreta la fine dell'incontro, risultato 2-2 qui fra la rappresentativa giudicariese alla Cremonese in questo incontro amichevole di rodaggio da parte specialmente della Cremonese. E questo è tutto da parte della redazione sportiva dei Video Giudicarie, a voi tutti, arrivederci. Well, what is...